Roberto Colombini, una vita per il paracadutismo, possiamo dire così, Roberto, no? 34 anni di paracadutismo, non sono pochi sicuramente. Però in una veste un po' particolare oggi, io ho assistito a un lancio con un ragazzo con una disabilità. Sì, è arrivato questo ragazzo che ci aveva piacere di fare questo lancio, e già un po' di esperienza di averne fatti più di qualcuno. E niente, a me mi emoziona sempre questa cosa, l'ho fatto molto volentieri, e abbiamo fatto un bellissimo lancio, fra l'altro a questa ora quasi a un sole calante, e lui si è divertito tantissimo, non ha avuto grosse difficoltà, l'ho messo al suo agio, lì come sempre fare, quindi ben vengano queste cose, mi fa molto piacere. Ma capita spesso di... Guarda, io ti dico che negli anni ne ho fatti molti, sia di disabilità dovuti ad incidenti, ma disabilità anche da nascita. Il mio amico storico Fabrizio Mancini, che è un ragazzo down, viene in palestra con me, fa judo, quindi ne ha fatti 26 di tandem con me, quindi è proprio ormai un paracadutista anche lui. E ne abbiamo fatti tanti, diversi, addirittura posso dire con onore ho portato anche un ragazzo di 16 anni autistico, e è stato veramente una bella esperienza, perché nuova nel senso, perché sono tutte cose particolari, ma nuova perché dovevo comunicare con un ragazzo che praticamente non avevo, cioè non conoscevo, non sapevo neanche lui, non parlava, quindi solo a gesti ci siamo capiti, e questa è stata una bellissima esperienza. Senti, il ragazzo di oggi quale sensazione ha avuto? Ha avuto paura? No, guarda, lui ha avuto sicuramente paura, perché stare appesi fuori da una porta a 4.000 metri sicuramente non è normale, però diciamo che è un ragazzo che sta facendo fra l'altro il corso da pilota, perché a Sutri, qui vicino a noi, c'è una scuola di pilota per disabili. E niente, quindi diciamo che è già un po' portato per quello che può essere il volo. Staccare da un aereo sicuramente non è cosa semplice, non è cosa di tutti i giorni. Ti ha detto ci riproverà? Ha detto che ci riverrà a trovare e già sa cosa gli aspetta la prossima volta, quindi sicuramente si divertirà ancora di più. Senti, toglimi una curiosità, ma l'atterraggio è più complicato del lancio? No, anzi, guarda, ti devo dire, un atterraggio con un disabile sicuramente è molto più semplice farlo con un passeggero che usa le sue gambe, perché lui sa che deve tirare su tutto ciò che può tirare su delle sue gambe, e noi piloti è più facile in atterraggio farlo sedere sulle nostre per far sì che non sbatta il sedere a terra, eccetera, eccetera. Quindi è molto più semplice con loro che con un passeggero, insomma, che normodotato, diciamo. Senti, quanti anni so che fai il paracadutismo? Sono 34 anni, ho iniziato nell'87 e ho circa oltre 4.000 lanci. Continuo, fino a che mi diverto, fino a che riesco a dare emozioni. Che si prova lassù? Guarda, ancora sono come un bambino, sogno sempre di volare come Superman, quindi lo trasmetto nel paracadutismo, e c'è questo senso di libertà, questo senso di adrenalina pura. Guarda, è difficile spiegarlo, non è così semplice, però diciamo che questo è l'effetto. C'è una bella atmosfera comunque qui all'Aereo Superfici. C'è una bella atmosfera, devo dire che è un posto dove abbiamo di tutto, l'aeroclub, abbiamo la scuola di volo, abbiamo scuola di deltaplano, anche io volo col deltaplano, quindi siamo tutte persone, insomma, conosciutissime sul Ternano, e diciamo l'atmosfera è quella che ci serve per il divertimento innanzitutto, anche professionale, per carità. Roberto, grazie. Grazie a voi. Grazie davvero. Ciao. Ciao.